Buonasera, sono Luca Pagani di Techno Living, linee vita di Vigevano. Ci occupiamo di linee vita, sistemi anticaduta e tutto quello che riguarda la messa in sicurezza dei luoghi in quota. Questa sera la pillola tratta delle manutenzioni. La copertura, che è sicuramente la parte più importante di un edificio e quella insomma da mantenere con più attenzione, oggi è diventata anche un ambiente che ospita tantissime soluzioni, quindi pannelli solari, antenne, parabole, impianti fotovoltaici. Quindi sempre più di frequente le persone vanno in copertura per installare o mantenere queste tipologie di impianto. I nostri sistemi, i sistemi che noi installiamo, servono proprio ad agevolare il lavoro di queste persone. Grazie ai sistemi che noi installiamo, loro possono lavorare in sicurezza, ancorati, senza rischio di cadere o di avere degli infortuni. E il titolare dello stabile, insomma, il proprietario piuttosto che l'amministratore di condominio, può stare tranquillo che ha in copertura persone che lavorano agganciate, assicurate e non incorre in nessuna problematica. Proprio le manutenzioni nel tempo, in questi 11 anni, sono diventate un punto forte di Techno Living, affiancando appunto tutto quello che riguarda l'installazione di sistemi anticaduta. Sempre più clienti, infatti, ci chiedono di operare direttamente sulla copertura per mantenerla, sistemarla, a volte addirittura rifare delle parti complete di copertura. E lo chiedono a noi perché ovviamente muovendoci tutti i giorni sulle coperture riusciamo ad avere una cura e un'accortezza nell'utilizzo delle tecniche e dei materiali che magari un'altra azienda non riuscirebbe ad avere. La seconda pillola tratta invece di quelli che sono i bonus fiscali di cui in questo periodo possiamo usufruire. Purtroppo la pandemia ha portato sicuramente molte cose negative sia nel mondo del lavoro che nella vita di tutti i giorni. Una cosa però positiva rivolta appunto al nostro lavoro è proprio quella di averci agevolato e di aver agevolato le persone insomma che devono accingersi a sistemare casa o a fare nuovi acquisti dei bonus fiscali. La copertura è un elemento sicuramente molto importante della nostra abitazione, forse il principale, e ad oggi è contornata di molti elementi, quindi quali pannelli solari, sistemi fotovoltaici, antenne, torrini di ventilazione, insomma è un luogo molto affollato. In quanto luogo molto affollato, ovviamente è diventato a tutti gli effetti un luogo di lavoro. Di lavoro su cui appunto le persone operano, su cui c'è molta manutenzione e molti strumenti, molti oggetti da utilizzare e da posizionare. Tutti questi oggetti rientrano, tutti questi sistemi, questi impianti, rientrano appieno appunto negli ecobonus fiscali. La linea vita non fa eccezione, in quanto nel momento in cui noi abbiamo un sistema fotovoltaico da installare sulla copertura che segue ad esempio il bonus 110%, la linea vita in quanto elemento strettamente collegato per la manutenzione di questi impianti rientra pieno a sua volta nel bonus 110%. Qualora invece si abbia una manutenzione sulla copertura oppure l'installazione di elementi sulla copertura che però non rientrano nel bonus 110%, la linea vita usufruisce comunque e sempre del 50% di detrazione fiscale. Quindi credo sia un ottimo motivo per mettere in sicurezza la propria copertura e far lavorare chi deve lavorare in modo più tranquillo e essere più tranquilli anche noi di non incappare in multe, incidenti, insomma, o cose poco piacevoli. La pillola di oggi tratterà dei DPI, dispositivi di protezione individuale. I dispositivi di protezione individuale, quali ad esempio imbragature, cordini, elmetti, si dividono principalmente in tre categorie. Prima categoria, quelli per la protezione da danno lieve. Terza categoria, quelli per la protezione contro danni più gravi, addirittura con eventuale esito mortale, tra cui rientrano appunto quelli anticaduta, e quelli della seconda categoria, che sono quelli che non rientrano né nella prima né nella terza. Noi, per quanto riguarda i sistemi anticaduta, trattiamo solo ed esclusivamente DPI di terza categoria. I DPI di terza categoria che ho appena elencato, quindi imbragatura, cordini, funi di sicurezza, sono tutti DPI marchiati CE, ne esistono di varie tipologie e ovviamente di vari marchi, e devono essere utilizzati solo dopo un corso, appunto corso per lavori in quota e DPI di terza categoria, che deve essere frequentato da chiunque intenda utilizzare questi strumenti.
L'imbragatura, il cordino, i connettori, più comunemente chiamati moschettoni, che utilizziamo vengono connessi al dispositivo anticaduta, quindi alla linea vita o all'ancoraggio. Devono essere utilizzati, come dicevo, dopo una formazione e servono per la singola persona, cioè non possono essere utilizzati da multioperatore e non possono essere utilizzati da più persone. Lo stesso DPI non può essere utilizzato da più persone. Quando si va ad operare su una copertura e abbiamo una situazione di linea vita con cavo d'acciaio, quelle diciamo più classiche, piuttosto che una situazione di ancoraggi multipli, il kit base del DPI è composto da un imbrago a norma 361 che avvolge tutto il corpo, dalle cosce all'addome alle spalle. Abbiamo una fune di collegamento detta cordino e abbiamo un dissipatore di energia, in quanto la persona attaccata all'ancoraggio o attaccata alla fune della linea vita, qualora dovesse malauguratamente cadere, deve avere la caduta ammortizzata da questo dispositivo. In caso contrario potrebbe avere delle lesioni interne molto gravi che possono provocare danni seri o addirittura portare alla morte. Bisogna sempre calcolare che i DPI devono essere utilizzati conformemente a quanto detto dal fornitore, dal produttore, e una volta che sono entrati in funzione per una caduta o per qualsiasi altro motivo vanno revisionati o addirittura sostituiti. Quindi, visto che questo settore è ormai diventato insomma il settore che affianca pieno l'installazione dei sistemi anticaduta, invito tutti voi a contattarci non solo per quanto riguarda l'installazione dei sistemi anticaduta, ma anche per le revisioni dei sistemi che magari sono già presenti sulla vostra copertura, oppure per le manutenzioni della vostra copertura. Per i contatti potete andare sul nostro sito www.tecnolivingpavia.com. Grazie mille, buona serata.